Per capire meglio quello che avvenne quel giorno a Roma e la contestazione di Lama, bisogna prendere alcuni dati del decennio precedente. Dal 68 al 77 il sindacato crebbe in maniera formidabile, arrivando a coinvolgere più di 8 milioni di lavoratori. Anche le forze di sinistra, prima di tutto il Partito Comunista, crebbe in maniera sostanziale, tanto che si arrivò alle elezioni del 76 in cui il Partito Comunista, Democrazia Proletaria che rappresentava i partiti dell'estrema sinistra e Partito Socialista arrivarono quasi al 48%. Per contro, sia il Partito Comunista che il sindacato avevano assunto una linea moderata. Il Partito Comunista portava avanti da tempo quello che era l'eurocomunismo e lo strappo con l'URSS e il sindacato, soprattutto la CGIL, aveva assunto posizioni più morbide rispetto al passato. Ecco quindi che proprio in quell'anno emergono tutte le contraddizioni di una sinistra forte e però di una disillusione nei confronti della cosiddetta rivoluzione. Ecco allora che nascono le frange di sinistra e una contestazione forte che poi purtroppo porterà a tutta la stagione del terrorismo. Col senno di poi, visto oggi, si può capire quanto lungimirante invece fossero le posizioni di Berlinguer e di Lama. In questo momento il sindacato si trova ad affrontare la rabbia di studenti senza futuro.